anche oggi mi sono dimenticato che giorno è. Mannaggia a me, dovrebbe essere 23 forse. Vabbè, parto sempre senza vedere che caspita di giorno è. Salve a tutti, puntata di Onorato di domenica 23 gennaio. Ebbene sì, ho visto adesso. Puntata trattenendo uno starnuto. Non so perché mi era preso allergia a qualche cosa, ma quello di cui vi devo parlare, cioè, parlerò sostanzialmente forse solo di questo. Prima di tutto iscrivetevi al canale, sotto c'è il pulsante, poi attivate la campanellina e in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove. Come vedete, nemmeno oggi ho avuto tempo. Allora, tra ieri e oggi ho sistemato solo due video, solo esclusivamente, ma quello di oggi, no, cazzo dico, ieri ne ho fatti due, adesso ci penso, ora uno, oggi uno, ma era pieno di casini, perché lo sapevo, perché praticamente è successo questo durante un evento, anzi appena partito, stavo partendo, diceva, ah, ok, adesso colleghiamoci così iniziamo, bene, è morto l'amplificatore, quindi praticamente che stava collegato in Zoom sentiva perfettamente, infatti anche noi sentivamo perfettamente, ma in sala non usciva niente, nulla, non si sentiva volare una mosca e dai microfoni e tutto quanto, però da Zoom sentivamo perfettamente. Ecco, il problema è che però c'era anche delle persone in sala e quindi vabbè, purtroppo la sfiga quando non deve succedere qualcosa è il momento in cui succede, no? Legge di Murphy, non so quale, una delle leggi di Murphy, le cosiddette leggi di Murphy, e non è il famoso Eddie l'attore, e non so chi sia sto Murphy, però insomma, leggenda vuole che ci sia sta roba. E sì, è stato un po' di pastrocchi, poi è stato un continuo botta e risposta, diciamo, tra chi era in presenza e chi invece era collegato, e per cui è un casino, cioè ogni 2 secondi tocca fermare, tagliare, mettere la persona che sta in Zoom, poi rimettere la persona, cioè insomma si perde un sacco di tempo, e quindi ecco. E siccome domani volevo occuparla come giornata solo e esclusivamente, se guardo in camera è meglio, e solo e esclusivamente per studiare per il corso, cosa che sto praticamente non facendo, e quindi questo è molto male, toccherà che lo faccio. E siccome domani per l'appunto mi faccio la doppia dose di corso, cioè vado sia il pomeriggio che la sera, però me lo ricordo, e il fatto è che ecco che buona sostanza mi sarebbe. Poi parliamo della cosa, forse sarebbe, se me lo ricordo, speriamo. E niente, quindi ecco, quindi speravo di fare tutto oggi, quindi domani solo riservarmi al corso, invece non ce l'ho fatta, ahimè, che mi mancano le ultime 2 giornate di evento, quelle sono state un macello. Vabbè, ce la faremo. Più che altro, ecco, il fatto è che ho così, insomma, già è un po' un casino, vabbè. Spero di farcela, anche perché tra parentesi voglio cercare di mettermi bene col corso, perché diciamo che a breve potrebbe esserci pure la possibilità di fare l'esame e quindi passare da parte e poi andare a quella che forse mi terrorizza ancora di più. Diciamo che sono due cose che mi terrorizzavano in questo corso. Uno era, diciamo, una visita propedeutica, quella mi terrorizzava a morte, tanto che insomma l'avete visto in una puntata in cui praticamente uscito da questa sono scoppiato quasi a piangere, quanto insomma, perché era quella che, ecco.
E dopodiché c'è la pratica, che quella pure mi terrorizza un po', ma non perché insomma passa da un sistema a cui di solito ero abituato, perché ormai dico ero, perché insomma, sono 2 anni che non metto più in pratica, a un altro che è totalmente diverso, che ho sempre visto fare, mai fatto, e quindi insomma ecco, mi preoccupa un po', lo so, sono criptico, però se vi dico cosa capite all'istante, quindi si perde questa suspense, questa cosa scaramantica, diciamo, come stanno, insomma, è per questo. E vabbè, poi sarò più coso quando riuscirò per appunto a passare tutto, quindi ecco, riguardo sempre qua, perché anche poco fa insomma sono visto un video, insomma, come, perché diciamo che ora fino al 3 di febbraio abbiamo questa, nel frattempo che vedevo, che insomma montavo, oppure che aspettavo che si montassero video, tra parentesi toccherà che monto un po' di puntate di Onorato 1, 2, no, Onorato 1 Onorato è una delle cose che devo fare, 2 toccherà che incomincio anche a montare altre puntate, altri palinsesti, voglio dire, lunedì, e quindi lunedì tocco film, che tra parentesi domani c'è Itis Galileo, quello del prossimo non me lo ricordo, vabbè, ve lo dirò, spero, e anche perché non lo so, cioè nel senso devo montare ancora, e quindi boh. Non mi ricordo che volevo dire, ma mi sono perso. Sì, guardavo là perché dicevo, fino al 3 di febbraio abbiamo questa incognita. Fortuna il 3 di febbraio, eccolo, non è che manca tantissimo, manca se no una settimana circa, e quindi vediamo se me la riattivano questa benedetta connessione. Però una mezza idea, ma anche più di mezza idea, di chiudere quella linea, diciamo, visto che ci siamo a questo punto resi conto che di illimitato non c'è un cazzo, perché a sto punto illimitato è una sega, cioè se tu mi scrivi che è illimitato vuol dire che tu non mi poni un cos'era, non me la cappi, non me la blocchi, perché secondo te io ho scaricato il mondo, io farò il cazzo che voglio, cioè, come ha detto uno, non mi ricordo chi era Ferry, oppure l'altro, oppure Gesù, che poi alla fine si gira tutto intorno, perché c'era una, credo fosse proprio Ferry, non mi ricordo ora chi era, insomma ci sono vari youtuber insomma che si occupano di questo, che più o meno si conoscono tutti, cioè si conoscono, quantomeno entrano un po' in corso tutti quanti, o quantomeno uno vede un video, capito? Ah, ok, c'è uno Seddi che dovrebbe abitare in quella zona del Frosinone, non ho capito bene dove, c'è mio nonno che è un grandissimo, mi fa morire quando dice gli unboxing dei poveri, cioè sei un grande. E tra parentesi c'è una testa tanta così, perché per creare gli hack per poter gestire i router 4G, cioè, e anche 5G, cioè deve avere una testa così. Qualcuno era, vabbè, cioè in realtà una micro forma, diciamo micro una sega, e formazione informatica ce l'avrei anch'io, ecco, diciamo che però io ho quasi abbandonato per buttarmi sostanzialmente sul multimediale, ecco, però diciamo che
tempo, quando ero piccolo, come diceva un professore, le dicevo, quando ero piccolo, quando eravamo piccoli, e lui diceva, quando ero piccolo, diciamo che programmavo anche in C, ecco, diciamo che qualche programmino l'abbiamo fatto, insomma, anche in Java addirittura, pensa un po', ci è mancato il Python, PHP, insomma, un po' di cose belle, cioè, diciamo che non è che mi sono completamente sconosciute. L'unica cosa, beh, HTML come se niente fosse, ma adesso non mi ricordo manco più un cazzo, probabilmente manco si programma più in quel modo. E niente, no, quindi insomma, anche perché tra parentesi ho fatto esami, ho fatto esami di ingegneria informatica, per cui insomma, ecco, diciamo che, ecco, adesso ripeto, non mi ricordo più un cazzo forse, oppure dovrei rimettermi giù per fare qualcosa, però comunque sta di fatto che, diciamo che io ammiro invece chi ancora non ha fatto il salto verso altre cose e continua a farlo, ed è giusto così. E per me c'è una testa tanta, insomma, ecco, perché so che vuol dire, ecco, forse per quello. E che volevo dire, questo Sesto Ferri, che non so come si chiama in realtà, Andrea, era Andrea Ciraolo, se non vado errato, insomma, diceva tutti questi, mio nonno l'abbiamo detto, chi altro? Senti, l'ho detto, mio nonno dovrebbe essere pugliese, a parte proprio terminale della Puglia, parte terminale della Puglia. Cosa avrà voluto dire? Cioè, sul tacco, la punta del tacco. Ferri, non ho capito dove, vabbè, boh, adesso chi se ne frega di dove vivono, sta di fatto che, vabbè, più o meno comunque, ecco, diciamo che YouTube, diciamo, ha fatto conoscere persone, ed ecco qua, ce ne sono poi altri, ma adesso non mi vengono in mente. E diciamo che, ecco, un altro, ecco, come si chiama, Francesco qualcosa, e Renzo mi pare, boh, vabbè, chi se ne frega mo come si chiama, cioè, pazienza, io poi ribattezzo le persone, per cui figuriamoci. E sta di fatto, insomma, a parte di seguirli, vabbè, se sapete anche voi, se anche per voi robe informatiche non sono esattamente sconosciute, ma tra parentesi, soprattutto gente come si chiama, ce la farò, come Ferri per esempio, lui cerca di farti anche diventare un po' più semplici. E quindi vabbè, e non mi ricordo, boh, perché l'ho tirato fuori. Ah sì, vabbè, insomma, mi sono visto uno di questi video, perché insomma, vari problemi continuo ancora a averli, e continuo ancora a averli, c'ho una linea che è cappata, quindi come ormai è ben noto, non avendo una connessione fissa, perché quella lì che avevo faceva pena, schifo, compassione, cagare, eccetera, spendevo uno sproposito per avere uno schifo, ma non per colpa di Vodafone, sia ben chiaro, cioè, per la serie, io quando poi dopo ho saputo, questo basta vedere qualche puntata indietro, ecco, ne ho parlato già ampiamente, mi sono anche scusato con chi è, perché giustamente loro non c'entrano un cazzo. Il problema grosso è tutto Telecom, diciamoci le cose come stanno, è Telecom, Team, che in questo caso significa Telecom Italia merda, perché è una merda, ecco, perché come ho già detto nella puntata di ieri, perché siccome è un'azienda privata, si comporta esattamente come un'azienda privata, nonostante l'azionista sarà eccetera eccetera, però comunque si comporta esattamente come un'azienda privata. Privato non fa investimenti, non gliene può fregare di meno, perché
il privato, soprattutto se non è lungimirante, se è invece un privato all'italiana, cioè massimo guadagno con il minimo sforzo, il minimo delle perdite, il minimo dell'investimento, ecco, non farà mai sta roba, non lo farà mai, non sistemerà mai la linea in rame, o quantomeno non passerà mai di cosa sua la fibra ottica per 10-20 case della via, non gliene può fregare di meno, mette box su box su box su box, perché è obbligata dai vari vincoli a dover comunque portare qualcosa, ma comunque non lo fa, comunque ecco, non ti dà una connessione di merda, e quindi che crepiate male dirigenti di Telecom Italia merda, e ve lo auguro di cuore, perché siete proprio teste di cazzo, ecco, perché invece di spendere tutti sti soldi per spot pallosi di 4 minuti in cui c'è quel gente che balla non si sa perché, cioè mica state vendendo scuole di danza, state vendendo connessione internet e telefonia, che cazzo c'entra in fare uno spot di 4 minuti in cui la gente balla, che Dio vi fulmini, anzi la fortuna vostra è che non esiste, perché sennò ve la fulminato, porca miseria, uno per uno, scusatemi lo sfogo anche un po' ateo. Stavo dicendo, il fatto è questo, cioè non c'è niente da fare, cioè se aspettiamo poi la fibra ottica, per carità, moriamo prima, e quindi insomma ecco, quindi ho questa situazione, ormai penso sia nota anche ai travi, tra parentesi dobbiamo rifare non questi interni ma quelli esterni, non vi dico che costo, giusto, perché ci sta, i costi sono quelli effettivamente, però insomma certo è troppo tocca farli, perché sennò ci arrivi e poi ti marcisce tutto e poi dopo tocca rifare completamente il tetto, e lì insomma, e lì è peggio qui meglio così, vabbè, faremo sto sforzetto. E che stavo dicendo? Non mi sono perso questa cosa di... Ah sì, è il fatto insomma che ecco, ho quindi queste tre connessioni attualmente, quattro era quel coso che ha vibrato, cioè il mio telefono, e, cioè questo, tanto ve lo posso anche far vedere, tanto adesso ho lo schermo spento, questo, e, che sta facendo da quarta linea, il suono, l'FVA, perché comunque voglio cercare di tenere sempre un contatto, uno perché sto con Vodafone da, e continuo a ripetere, dico Vodafone apposta, e da una vita, e per cui cioè per la serie, da un punto di vista di rete, cioè di telefono, cioè di ricezione del segnale e come velocità mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto grossi problemi, anzi. La serie come costi non mi sono mai trovato male, cioè alla fine non ho speso mai l'ira di Dio, cioè rispetto per esempio, cioè allora Wind non l'ho mai preso in considerazione perché nella zona di Allerona fa cagare, ecco, cioè avere Wind vuol dire non avere il telefono, ora non lo so adesso, ma fino a qualche anno fa era così. Ecco, e non mi veniva a dire, oh, io c'ho Wind, no, perché si vede che stai nella parte alta o stai da un'altra parte, ma se stai lì a casa dei miei non prendevi un cazzo, ecco, proprio zero. Io mi ricordo una mia cugina che è venuta col telefono Wind per fare la telefonata, gli è toccato fare 150 metri a piedi, passare andare delle ex vicino da dove stanno adesso, dove sono, no, dove stanno adesso, dove ci sono le ex scuole elementari, ecco, è dovuto andare là per fare una telefonata perché non li prendeva, per cui è questo. Quindi Wind non l'ho considerato per niente, poi al tempo c'era solo o 3 o Wind, e l'altra
team mi è bastato, diciamo che io il mio numero di telefono personale nasce come team e diciamo che appena ho potuto ho fatto subito il passaggio a Vodafone, perché spendevo una follia, cioè io mi ricordo consumavo schede da 20 euro, quanto è, così, cioè stavo sempre a fare ricariche di continuo, cioè vaffanculo voi e team, ecco qua per l'appunto, ecco da chi mi dà una connessione del cazzo non voglio prendere nulla, però faccio così perché ma adesso ne parliamo. E vedete, già mi sono dimenticato una cosa che vi volevo dire, boh, chissà qual era quella lì, vabbè, boh. E il fatto è che non voglio, è che non so, mi sono perso, dicevo, quindi per quello mi sono tenuto la FWA e non ho proprio distetto tutto, perché comunque volevo cercare di tenere un legame, poi alla fine non spendo nemmeno tantissimo di FWA. Problema grosso è che al momento, e spero che prima o poi cambi cazzo, perché sono passato non si sa quanto tempo da quando era stato promesso ancora niente, in teoria la FWA, no, in teoria, in pratica pure, è limitata a 500 giga si fanno in un attimo, c'è un cazzo da fare, cioè per me, poi dopo se io sto tutto il giorno al lavoro, no, ecco. E diciamo che ecco, in questo periodo forse sto consumando un po' di meno, però basta che per appunto, ecco, carico di continuo video robe, ecco qua che 500 giga finite. Sì, comunque queste cose sono pesanti, perché madonna mia mi ritornano su che un piacere. E sì, Volpetti ha fatto grazie alla mia compagna, vabbè. E cioè, poi non dovrebbe esserci nemmeno carne, ma so che mi ritornano su con piacere. E quindi questo, quindi quello in più, tutto limitato sto cazzo, perché è limitatissimo invece. E ah, ecco perché ho tirato fuori sta roba, perché quella lì dei Seddi là e tutti i vari youtuber, perché cioè effettivamente dice ma io ci lavoro per appunto questi qui, tra cui Gesualdo, ecco mi sono ricordato di uno, io ci lavoro, cioè io addirittura uno di questi sicuro, ora non so te Ferri quell'altro, però insomma uno sicuro addirittura si è anche licenziato da dove lavorava per fare questa cosa, pare che guadagni più, pare che sia più tranquillo, bello da lui. E cioè io ci lavoro con i video, con le robe, ovviamente se tu devi caricare un video non è puoi caricarlo a 400p, lo carichi a 1080, addirittura anche 4k se per caso è una cosa un po' più particolare, oppure per esempio per testare il telefono magari, ecco, lo carichi alla massima come cazzo si chiama, risoluzione. E quindi cioè, per dirti, un filmato, carichi un filmato a 1080, comunque sono giga giga di roba. Questa cosa di fare l'uso lecito e illecito, ma io Cristo, ma io carico video, io lavoro di questo, ma che cazzo vuoi? Ecco, invece vabbè, cioè ripeto, è l'addizione che è sbagliata, ecco, cioè di che è limitato a questo, perché la rete non sopporta di più, che sarebbe più onesto non dire per l'uso illecito, che forse è la media matematica di tutti gli operatori, tutti gli utenti che caricano. A me che cazzo me ne frega degli altri, a me frega di me, ecco, a me mi serve per questa cosa. Voglio dire, se tutti i tuoi utenti secondo te consumano solo 2 giga di roba, beh, a te, cioè, non lo so, io 2 giga li faccio in un soffio, ecco,
cioè voglio dire, già fa d'attacco il cavolano nella presa di rete del mio computer, già ho consumato un giga, ecco, solo attaccandolo, cioè ma che cazzo. Quindi in questo momento, ecco, ripeto, ho questa FVA, questa linea che è cappata, però quest'altra linea che è cappata da coso, quella lì di Alpsim / Eolo, che però è una 30 mega, mannaggia Marianna, che porca troia, se mi portasse a 100 mega sarebbe una cosa un pochettino migliore. E poi ecco, e poi a questo punto, visto che ce l'ho cappata, ho anche la connessione di backup, che è quella data dal mio telefono che uso come in tethering finché non mi bloccano anche quella, e quindi vabbè, che dire, cioè sto ragionando sinceramente su perché Tim a me fa cagare, cioè purtroppo, però gli unici che danno connessione a veramente illimitato, cioè senza cappi, speriamo, però pare di sì, è Wind e Telecom merda. E allora, io l'unico problema grosso è che non posso, non ho, almeno non ho nessuno che conosco veramente, insomma, cioè che con cui posso dire ok, vieni a casa mia e prendiamoci, cioè ti offro un caffè, vieni a casa mia un attimo e facciamo una prova, ecco, purtroppo non ne conosco nessuno. E quindi Wind non so che dirvi. Ora c'è da dire una cosa, che siccome stanno facendo dei lavori qua per la piscina, perché tra parentesi, questo per chi non lo sa, chi non lo sapesse, sarebbe in realtà la città natale della Federica Pellegrini, quella, non omonima, quella, ed è una città che non ha la piscina, ebbene sì, piscina comunale, insomma, cioè non ha piscina dove allenarsi, dove lei potrebbe allenarsi, si sarebbe potuta allenare visto che forse si è ritirata. Nei lavori in teoria ho visto un'antenna che stava un po' più là spostarsi qua, e sembrerebbe che quella sia solo esclusivamente Wind, fine, ed è addirittura predisposta per 5G, quindi sembrerebbe c'è parecchie bande messe su, quindi in teoria, visto che sta praticamente dall'altra parte della ferrovia, via, sarà fatto 200 metri a dir tanto, ma anche qualcosa di meno, non lo so, comunque non è tanto, saranno 200 metri. In teoria mi aspetto che se attacco qualcosa con Wind 3, come cazzo volete che si chiami, dovrebbe andare al massimo, come cantava Vasco Rossi. Non so che dirvi, nel senso che sono un po', come dire, cioè l'idea a sto punto è quella, il 3 è valutare, fare prima di tutto il diavolo a 4, come ho già detto, e secondo non so se mettene uno o addirittura due, quindi togliere uno e mettere quello, e sto valutando purtroppo anche Telecom Italia, ma non come direttamente, perché ma anche no, e come non so quanto Alpsim, perché ci sono due possibilità. Una è Alpsim, che sembrerebbe che è lo stesso che mi dà tra parentesi Eolo, e
che sembrerebbe che finalmente hanno tirato fuori due offerte, sempre o Telecom Italia Merda, che sono gli unici, o Wind 3 illimitato. L'unica cosa è che lo farebbero su con il loro con il loro modem router, basta. Cioè, nel senso, tu non puoi prendere la SIM e metterlo su un altro modem router, perché sembrerebbe che ci abbiano il loro firmware, solo quello proprietario, eccetera, che praticamente funziona in modo tale che praticamente sfrutta quella rete, ma va a finire nei loro data server, chiamatelo come volete, e praticamente in quel modo ti danno la connessione illimitata, perché per i poveri non passi per l'ISP Wind 3 o Telecom schifo, ma passi per loro e sfrutti la rete solo esclusivamente per il passaggio da casa tua a Merano, dove stanno loro. E quindi questo, ed è un po' limitante questa cosa, perché io ho un modem che è un CAT 16 se non vado errato, che è il Netgear, quello lì, l'M1, e pare un missile, non lo so, e sinceramente, insomma, metterlo così in soffitta, aspettare, che non mi sembra tanto il caso, ecco, mi sembrano soldi. E visto che non mi è costato esattamente 20 euro, insomma. L'altro è stessa roba, cioè Team o Wind 3, di broker per la telefonia, che io ho sempre un po' snobbati, devo essere sincero, sito un po' strano, tutte scritte, troppe scritte, e però ho visto diversi, per l'appunto, di questi youtuber, queste cose, che pare che non si trovino male, qualcuno no, qualcuno invece è andato per l'Undax, però l'Undax è costosissimo, porca puttana, e pare così. Allora, diciamo che mentre diciamo che tutte quante in realtà non hanno un grosso costo, diciamo, di disdetta, insomma, di disattivazione, la cosa che mi fa un po' più propendere verso, per l'appunto, sto broker skiff è il fatto che ti puoi come dire, puoi fare abbonamento solo per 4 mesi, è come se facessi una ricarica, in buona sostanza. Quindi magari uno potrebbe prendere questa qui, farsi 4 mesi anziché un anno intero, se fai 4 mesi, o se alla fine 4 mesi hai visto che la connessione faceva ghifo, e quindi vabbè, quindi non è il gioco, non è falsa la candela, basta, non paga più, non paga il rinnovo, e festa finita, visto tanto eventualmente. Ed è qui il fatto che mi fa pretendere più verso questa. C'è anche da dire una roba, vabbè, ma adesso un attimo, mi fa protendere verso quest'anzi, devo essere sincero, mi fanno un po' protendere per farle un po' tutte e due, anche se forse per la serie, ovviamente, però disdicendo quella lì attualmente, perché mentre con Apesim ci avrei solo il modem, con l'altro invece mi arriva la SIM, volendo solo la SIM. Non lo so, perché io ho fatto una prova, perché questo telefono con mano, questa qui che è convenzione, no, con l'Ateneo, no, non mi dire, quindi sono il mio compagno. Ecco, l'unica cosa comoda di questo telefono è il fatto che puoi mettere in pausa la registrazione, quindi non dover fare tagli, robe. Molto buono. E, stavo dicendo il fatto che
quello che mi sta facendo propendere per questo broker, la telefonia, la cosa. A parte che la tizia che si occupa di mi creo qualche disagio, diciamo, per la somiglianza a una certa persona, molto grosso disagio, estremamente grosso disagio, e, però una certa somiglianza che poi probabilmente vedo solo io, e niente, noi quindi sto pensando di metti loro, perché ripeto, perché c'è questa cosa che tu, prima di tutto acquisti solo la sim, fine, quindi volendo acquisto la sim e la schiaffo là dentro, ok, e da quel router che poi resterebbe privo di sim, uno, due, perché, e quindi connessione, quindi è inutile, e poi a quel punto, perché quindi basterebbe cambiare solo l'APM OM o N, vabbè, insomma, l'indirizzo al quale potersi collegare a internet, insomma alla rete cellulare, e quindi, insomma, ecco, quindi quello, uno, due, perché costa forse anche meno a quel punto, e tre, perché ti dà questa possibilità eventualmente di dare, e quella probabilmente la farei, il fatto di fare 4 mesi, così vedo, poi dopo se 4 mesi mi sono trovato bene, a quel punto io, vabbè, stavolta faccio un anno, e poi dopo, ecco, dopo mi devo ricordare quando scade l'anno devo fare, perché sennò altrimenti mi staccano internet, e sì, perché, ecco, diciamo che questa è un po' una cosa un po' che mi piace poco, il fatto che, ecco, che c'hai questa cosa di doverti ricordare, e quindi cioè non è un rinnovo automatico, a differenza invece di Arpesim, che invece il rinnovo è automatico, e sì, il vincolo per staccarsi è una cazzata, perché sono 28 euro, 50 euro, insomma una stronzata, cioè una roba che è fattibile, però è quello, cioè. Allora, io ho visto adesso con Telecom, per esempio, perché ripeto, perché questo telefono c'ha, anzi forse lo dico perché stavo, mi stai dicendo prima che mi interrompesse la presenza della mia compagna, che è su Telecom, non l'ho scelto io, e quindi che succede? Che quindi non, quindi ho messo il telefono, ho visto più o meno dove potrei metterlo, e con un CAT 12, quindi senza attaccarci le antenne, viene fuori la ciofeca, quindi non so sinceramente cosa fare, ecco. Ma adesso, cioè, potrei anche pensare di, non lo so, cioè provarle eventualmente tutte e due, potrei anche pensare questo. Eventualmente le provo tutte e due, però mica posso comprarmi il modem, poi cazzo ci faccio? Boh, non lo so, cioè sono un attimo in dubbio, però ecco, cioè l'idea sarebbe anche ottima quella lì di usare, per l'appunto, a quel punto averne 4, cioè per la serie stacco una, e più o meno il costo che me ne avevo di una, ecco che insomma ho 4
connessioni spendo, perché sappiamo insomma che non è che è gratuita sta roba, però diciamo che quasi costando, pagando leggermente di più, qualcosina di più, alla fine saranno 10 euro al mese di più di quello che già spendo con una, cioè ne avrei due connessioni, quindi per la serie, cioè deve succedere, non so, veramente vaglia che ritorna e si scatena su qua, ma scatena e tira giù le antenne BTS, voglio dire, vuol dire che proprio, cioè, ha tirato via anche tetti, diciamo che la connessione è l'ultimo dei pensieri, e a quel punto, cioè a quel punto ci avrei quattro connessioni, quindi purtroppo Telecom, diciamo Wind, con cui ripeto non mi ha mai fatto niente, il problema è che poi c'avevo anche la chiavetta della 3, per cui figuriamoci, cioè insomma ecco, la serie, l'unico che mi sta sul cazzo è Telecom, purtroppo sono gli unici. Se Vodafone facesse sta roba avrei Vodafone, Vodafone per appunto con l'FWA e Eulo con, quindi Alpesim sempre, non lo so, sono tentato, vediamo un attimo il 3 come va, quindi in merito a quello, però diciamo che è una tentazione d'averlo, anche perché insomma se avessi finalmente un qualcosa che si avvicina a un 100 mega, potrei cominciare finalmente a pensare di trasmettere io sul server la fornace TV, finalmente potrei finalmente caricare robe, non dover aspettare di arrivare al lavoro dove lì c'ho la connessione. Vabbè, sono robe del lavoro, ok, però sono robe del lavoro che, per esempio, se io già adesso le avessi caricate, io domani, che è lunedì, sono a casa, va bene, però mettiamo caso che anche se fossi andato al lavoro, io lunedì potrei anche già preparare la mail e con i video link di guardate la registrazione qui, punto. Invece mo dovrò aspettare martedì che vado al lavoro, caricare sti link e caricare sti video, e poi dopo a quel punto non so se martedì stesso oppure mercoledì, guardate, c'è il link, cioè praticamente ho perso 3 giorni, ecco, nella peggiore delle ipotesi. Sta roba non è che mi piace tanto, ecco, cioè, voglio dire, ce l'ho, dice, se non l'avessi fatto pure ce l'ho, sono fatti, e quindi un po' sta roba, oltre al fatto che altra cosa che purtroppo è successa, mi si è fulminato un cioè, nel senso, non so che cazzo gli è preso, sta di fatto non trovo, credo, più il file system, cioè, credo si sia corroso quello e quindi non riesco più ad accedervi, ma nemmeno a fare formattazione, niente, uno degli hard disk, quello che tra parentesi era collegato al server cosiddetto, e quindi insomma ho perso un po' di progetti, robe, di video fatti, fortunatamente i video li avevo già caricati, ok, non è una grossa perdita, diciamo che se ora con i colleghi che sono un po' più spaventati del sottoscritto magari riusciamo a risistemarlo bene, se no insomma non è che mi metto a piangere, solo robe del lavoro, sia ben chiaro, e cui insomma, cioè, per esempio, se lo porto al lavoro e vediamo con i colleghi sistemare, non è che sto facendo il lascio, sto facendo cose, uso le robe a cazzo mio, no, cioè comunque dentro c'erano solo esclusivamente robe del lavoro, l'avevo utilizzato proprio per quello, non l'avevo buttato, diciamo, l'avevo riutilizzato proprio per quello, ma ahimè. E che volevo dire? Mi sono dimenticato.
cioè, ecco, cioè video, robe così, posso, potrei benissimo caricarli su cloud. Ma perché non lo faccio? Perché comunque piano piano cerco di mettermele su un SD, portarmele, oppure metterle tramite un SD, portarle sul computer, su un portatile, e poi dopo, quando arrivo al lavoro, fare questo passaggio mi ci vuole una vita. Ecco, invece, per dire, piano piano prendo e lo butto su cloud, oppure di brutto, una volta che ho fatto, prendo e lo butto sul cloud, cioè, invece stare a aspettare tanti cazzi, sarebbe meglio, non lo so. Quindi, che dirvi, cioè, la tentazione c'è. Vediamo il 3 come butta, perché ripeto, se ancora la linea fosse cappata, e allora ciccia, e allora Vodafone, mi dispiace, perdi un numero, e speriamo che questo non mi costi di disattivazione. E vorrei dire, ecco, che blocchiamo un numero, o quantomeno chiudo loro quell'offerta, magari io tengo la sim, non so che ci farò, però eventualmente, non so, magari blocco quell'offerta, tolgo quell'offerta e basta, e magari sì, la sim la tengo, non so, ripeto, che ci faccio, e basta. Magari aspetto tempi migliori, e dopodiché prendo e detto, sicuramente posso provare questa cosa dei broker skiff, però ecco, e questo sì, siccome ecco abbiamo convenzione con Telecom schifo, e purtroppo non c'ho Wind, niente, l'unica cosa che posso testare per l'appunto con una sim Telecom, vediamo un po', e vediamo un po' se riesco a averne una giusto per fare uno speed test, cioè non è che mi devo mettere a scaricare il mondo, consumare tutti i giga, devo fare solo uno speed test, cioè arrivo, lo metto dentro sto scrivibozzolo, vedo come va, perché boh, cioè non lo so, potrei fare anche, per dire, 4 mesi con l'uno e 4 mesi con l'altro, vedere un po'. Certo che purtroppo non c'ho un cazzo che possa verificare, e che boh, ci vorrebbe una prova di Wind, forse sarebbe meglio quello. Che palle, che ho provato col mio telefono, cioè ho messo, stiamo 20 mega all'incirca. Questo telefono qua sarebbe un CAT12, sarebbe come un modem CAT12, e siamo sui 20 mega all'incirca, che non è malvagio, ma non è nemmeno entusiasmante. Boh, vabbè, che volevo dire? Poi concludo che un giorno di questi io farò esattamente come Richard Berson, credo sia il nome, però rocker un po' particolare, che in una puntata di Libero, credo sia stato, che non era però condotto da Teo Mammucari ma da Max Giusti, cominciò a urlare basta, Dio mio, perché c'è uno spot, quello del Qatar, che è martellante, è un continuo, poi mi entra nel cervello, io vado posto lì, ogni tanto so quel cazzo di musichetta, veramente fastidioso, cioè proprio mi entra in testa, una roba allucinante, ma poi lo passano in continuo, come per dire, non so, come se Pinco Pallo qualsiasi italiano potesse prendere e dice, oh, oggi andiamo in Qatar, ma che cazzo, cioè sto bombardamento di continuo. Poi sulla TV normale, fra virgolette, la TV pubblica, o comunque su come si chiama, trasmissione, non mi viene molto il termine esatto, diciamo a copertura nazionale, ecco, e
vi do sta notizia, cari inserzionisti, vabbè, cari responsabili della pubblicità, non lo so, non è giusto, ma non so come dirlo adesso. E chi c'ha soldi per poter prendere, dice ok, prendo un aereo e vado in Qatar, non si guarda la televisione, non se la guarda, punto. Per cui sta cosa di bombardare i cristi normali di robe che, cioè, è come se facessi uno spot continuo della Ferrari, cioè voglio dire, ok, bella, ma non la potrò mai comprare, ma nemmeno se mi ci metto d'impegno, cioè almeno se mangio pane e aglio per anni, cioè non potrò mai farlo. Per cui sta cosa il continuo del Qatar, ma che cazzo c'è, ma perché? Boh, vabbè, cioè o me lo paga qualcuno o io non ci potrò mai andare. E niente, mi sono accorto che qua è umido, per cui torno a forarmi. Noi ci salutiamo, io come ho già detto, domani, essendo lunedì, quindi lunedì dopo film, cioè sto a casa, quindi come al solito lavoro e basta. E sì, perché tanto non ho finito di fare i video, per cui lo farò domani a questo punto, vista l'ora poi. E noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao.